l'Ateneo del Sannio è orgoglioso, che poi di voi, di noi, è orgoglioso della sua comunità che si esprime anche e bene attraverso il Centro Universitario Teatrale. Ben venga la continuità di questo apprendimento laboratoriale che vi porterà ad essere ancor più validi professionisti, ma soprattutto validi come persone nella vita. Per cui auguri a tutti, complimenti e grazie. È stata un'esperienza per me fantastica, perché? Perché stare sul palco è un'esperienza indescrivibile che si capisce solo la prima volta che ci si sale. E io per la prima volta salgo su un palco e davvero è un'esperienza indescrivibile. In questi mesi siamo stati seguiti da due ragazzi che sono delle persone fantastiche e che ci hanno dato la possibilità di imparare a come gestire diverse situazioni nella vita, creando un gruppo coeso che potrebbe funzionare in futuro, quindi sono molto molto contento. Penso che questo corso comunque, oltre ad averci aiutato, perché comunque abbiamo studiato la dizione, l'ortopia, e questo ci può aiutare anche nella vita di tutti bravi i giorni, ragazzi, a parlare correttamente. Giorni. Sicuramente ci ha anche spronato a migliorarci, a formare un gruppo, a non so, a unirci sempre di più, e ovviamente ha sviluppato anche, non lo so, ha anche migliorato in noi la memoria, perché comunque dobbiamo memorizzare delle battute, cose di questo tipo. Per molti di noi, se non per il 99%, era la prima volta che salivamo su un palco e avevamo un'esperienza simile. Quindi sicuramente penso sia una delle esperienze più indimenticabili della nostra vita. L'approccio ad un classico, pro e contro? Erano che abbiamo condiviso, diciamo, ciò che divertente c'era in Aristofane, e insomma tutte le battute e i doppi sensi che ci ricordava, e ci siamo divertiti. I contro nessuno, perché siamo persone molto che si sanno divertire, mettiamola così, e quindi avendo la battuta pronta ci siamo aiutati e abbiamo condiviso, diciamo, tanti momenti. Ricordo più bello di questo laboratorio? Vabbè, io penso che il ricordo più bello sia comunque tutto ciò che ci è rimasto, soprattutto anche i momenti di aggregazione, diciamo, cioè il ricordo più bello per me è appunto il gruppo che si è formato, che ci siamo visti anche oltre il teatro, per chi poteva, chi non poteva, e veramente, cioè, pure provando la sera, tardi, dopo una cena, dopo comunque un'uscita, e cioè per me questo è il ricordo più bello, non un singolo fatto, un singolo avvenimento, è proprio il gruppo, il momento più bello. Un messaggio. Coloro che vorrebbero partecipare ma hanno qualche remora. No, vabbè, sicuramente chi è un'esperienza che si deve fare, soprattutto ad esempio chi è un po' più timido, comunque relazionarsi al palco, vedere come è fatto, vedere, diciamo, la gente che ti guarda, soprattutto ad esempio nella giornata di oggi, secondo me è una cosa molto importante, ti aiuta, diciamo, a crescere, ad evolverti proprio in generale. Quindi sì, è una cosa che appunto anche io rifarei e che voglio appunto che la facciano anche altre persone, cioè secondo me è importantissimo.